Amici, questa sera voglio fare un gioco con voi. Facciamo alcune predizioni sulle cose che accadranno o non accadranno quest'anno, il 2022, nel mondo delle cripto. Io condividerò con voi 8 predizioni, me le sono appuntate lì perché altrimenti me le dimentico, e vi chiedo di scrivere a voi nei commenti quelle che possono essere invece le vostre. Quindi, cosa succederà secondo voi di importante quest'anno per quanto riguarda il mondo delle cripto? Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi ho voluto provare a fare questo esperimento perché stavo vaneggiando, vi dico la verità, su dove arriveremo alla fine di quest'anno. Ogni anno si fanno tantissime cose e il tempo nel mondo delle cripto credo che viaggi 10 volte più velocemente che nella realtà, e allora ho provato a fare questo sforzo di immaginazione. Non sono predizioni di prezzo, vi avviso, quindi se siete qui a cercare la coin che secondo me farà 1000 per, siete nel posto sbagliato, anche perché lo sapete che reputo le predizioni di prezzo abbastanza da sfera di cristallo che l'ho lasciata parcheggiata là dietro. Iniziamo quindi, per farvi capire, con la prima predizione che secondo me avverrà, di un fatto che secondo me avverrà quest'anno, ovvero approveranno gli ETF spot, almeno uno, lo auguro, su Bitcoin e magari anche su Ethereum, perché vedo che viaggiano molto vicini. Come mai penso questo? Ma perché vedo che lo continuano a posticipare da tempo, ma le pressioni sono sempre maggiori da parte dei fondi. Ci sono dei grandi nomi adesso, come addirittura Fidelity, c'è BlockFi che da tempo lavora insieme alle istituzioni per riuscire a lanciare il suo ETF spot, e credo che il panorama normativo, ma anche la maturità del mercato, che prima era molto più volatile di adesso, se ci fate caso, siano arrivate al punto per cui sia sensato, anche da un punto di vista dei grossi regulator, lanciare sul panorama degli investimenti americano uno strumento di questo tipo. Questo avrebbe dei benefici enormi perché molti grandi investitori, molte aziende, ma anche persone con capitali importanti potrebbero avvicinarsi all'investire in Bitcoin, in particolare, senza il rischio della custodia, senza tutti quei problemi legati a fiscalità dubbia, come faccio, come non faccio, e quindi porterebbe ovviamente solo benefici, ma non solo da un punto di vista del prezzo, ma anche da un punto proprio di vista di maturità dell'intero ecosistema, che è bene per tutti perché si tende comunque a portare nuova liquidità e a stabilizzare il mercato stesso. Il secondo punto è legato sempre a questo discorso della stabilità del mercato, cioè la mia seconda predizione, ed è quella che secondo me non ci saranno degli altri bull market da 10 per come ci sono stati negli anni passati. Il mercato è cresciuto tanto, è vero, c'è ancora prospettiva di crescita, ma penso, poi ditemi la vostra se non la pensate come me, che i 10 per su Bitcoin non so se li vedremo ancora, soprattutto in un intervallo di tempo così breve come un anno. Sicuramente capiterà su qualche altcoin, ma come sapete nel panorama altcoin c'è un discorso di rischio rendimento completamente diverso. Anche Ethereum non credo che farà delle performance del genere, per quanto parleremo tra poco di Ethereum perché secondo me sarà uno dei protagonisti di quest'anno. Andiamo avanti con la predizione numero 3. Ah, per terminare questa cosa, l'andamento che mi aspetto dal mercato cripto in generale quest'anno è quello di una crescita più lenta barra di una lateralizzazione in un intervallo di prezzo abbastanza ampio, quindi più o meno quello che abbiamo visto anche in quest'ultimo periodo, no? In questi ultimi 6-10 mesi circa. Andiamo avanti col numero 3, la predizione numero 3. La dominance di Bitcoin, secondo me, continuerà macroscopicamente a scendere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a mio parere Bitcoin si sta sempre di più decorrelando dagli altri principali asset crypto.
Abbiamo visto, guardando proprio i dati e guardando i grafici, come nell'ultimo periodo i layer 1 e layer 2, quindi le chain alternative, si siano comportati in maniera abbastanza sporadica rispetto a Bitcoin. Nei periodi in cui anche Bitcoin stava decrescendo, che di solito sono periodi che vedono l'intero mercato soffrire, i layer 1 e layer 2 hanno avuto invece una controtendenza anche molto positiva. Guardate Phantom, guardate Avalanche, guardate Cosmos, per fare alcuni esempi puntuali. Credo che sarà sempre di più così, in primis per la crescente utilità e valore di alcune coin. Secondo me, facendo una predizione nella predizione, la vera utilità la si sta scoprendo soprattutto appunto nelle smart contract platform, quindi nelle chain alternative, e questo di fatto porterà anche nei periodi in cui Bitcoin, magari in quella fase decrescente del periodo laterale di questo range, magari loro potranno comunque crescere. Questo comporterà comunque una sottrazione della dominance di Bitcoin. Questo è un fenomeno che comunque abbiamo visto dal 2017 ad oggi, perché se prima di quegli anni avevamo pressoché solo Bitcoin, quasi il 95% di dominance c'era, da lì poi è iniziato un trend decrescente che ha portato all'emergere sempre di più anche nuove coin e nuove chain, ok, che hanno dimostrato valore, quindi non sono più state semplicemente un giochetto speculativo sul quale entrare e uscire quando Bitcoin è noioso, ma è diventato anche oggetto di investimento. Sono entrati a far parte di fondi, sono dentro a Grayscale, ci sono alcuni ETN, ETP contenenti diverse cripto, quindi io credo appunto che andremo sempre più in questa direzione del diversificare il valore non più solo su Bitcoin e poi tutto il resto, ma su uno spettro più ampio. A che punto siamo arrivati? Siamo arrivati al terzo, mamma mia, durerà 2 ore questo video, andiamo avanti con il quarto. Secondo me nel 2022 le chain alternative e i layer 2, forse soprattutto i layer 2 di Ethereum, incrementeranno il loro TVL sempre di più. Quindi, se abbiamo detto poco fa che secondo me la dominance di Bitcoin scenderà nel tempo macroscopicamente, non dico che da qui a un mese damperà, magari sale, però il trend macroscopico è quello di discesa, lo stesso secondo me si verificherà nel mondo on-chain sul TVL di Ethereum, ok? Se all'inizio c'era solo Ethereum e tutto il TVL era lì, che sia DeFi, che siano NFT, che siano altre DApp, stiamo vedendo come l'emergere di nuove chain e di nuovi layer one stia un po'... È sbagliato anche il termine cannibalizzando, perché comunque in valore assoluto anche Ethereum cresce, cioè è un ecosistema, quello del valore on-chain e della DeFi in primis, di cui parleremo tra poco, che continuerà a crescere ed è in continua crescita, ma proporzionalmente, quindi in percentuale, se prima c'era 99% Ethereum e 1% tutto il resto, adesso vediamo una dominance appunto di Ethereum sempre in decrescita, e io credo che questo trend continuerà anche perché nel 2022, quindi quest'anno, non si raggiungerà lo sharding e la scalabilità di Ethereum, e pertanto ci sarà sempre e comunque la necessità, anzi sarà sempre crescente questa necessità, di utilizzare layer 2 oppure chain alternative maggiormente scalabili e usabili, quindi anche da parte di un utente che non ha capitali ingenti, e pertanto questo trend appunto continuerà sia lato DeFi che lato NFT che tutto il resto. Poi, a proposito di differenti layer 1 e layer 2, qui arriviamo alla predizione numero 5, io credo che due layer 1 che potrebbero far parlare particolarmente di sé sono Polkadot e Cosmos. Cosmos, ormai vi ho già fatto una testa così, vi ho spiegato le novità in arrivo, l'interchain security, come l'ecosistema Cosmos stia iniziando a farsi conoscere proprio a cavallo della fine dell'anno scorso e quest'anno, e lo vedo molto bene, lo vedo nella direzione giusta, ecco, c'è molto, molta carne al fuoco, e pertanto credo che tutto quel far finta di niente che c'è stato finora verrà sostituito da una maggior attenzione. Ma lo stesso per Polkadot. Polkadot non è mai stato ignorato, in verità, è stato ignorato molto di più Atom e Cosmos in passato, ma
Diciamo, non c'è un ecosistema DeFi vivo, non c'è tutto quello che c'è su Ethereum o sul mondo EVM o su Solana, sulle altre chain principali di cui si parla tanto, Terra, eccetera. Credo che il 2022 potrebbe essere proprio l'anno in cui Polkadot emerge. Le parachain, il primo giro di parachain è andato, stanno iniziando a creare, sviluppare dei prodotti concreti e utilizzati già, e quindi ecco, credo che siamo vicini a uno sbarco sul mercato mainstream, tra virgolette, dove per mainstream, tra virgolette, intendo tra noi comunque criptofili, non di certo tra le masse. E quindi io ci terrò un occhio in particolare. Non ho ancora un'esposizione, lo sapete, ma lo sto seguendo con estremo interesse. Poi cosa abbiamo? Punto numero 6, predizione numero 6, DeFi, TVL della DeFi, quindi la capitalizzazione a rato, il valore gestito dai protocolli DeFi sulle varie chain. Secondo me continuerà a crescere. In questo periodo stiamo vivendo un po' una fase breve, secondo me sarà breve, di sfiducia nei confronti della DeFi, perché ci sono stati episodi spiacevoli, perché ci sono stati vari hack, vari exploit e così via, ma ricordiamoci a che punto siamo, cioè siamo veramente in una fase iniziale. Quindi critiche del tipo "ma la DeFi non serve a nulla" nella realtà sono equiparabili a dire "ma con Bitcoin non serve a niente perché non ci posso andare a comprare il pane". Cioè è un confronto di due mondi completamente distanti, no? Diametralmente opposti. Se da un lato è vero che magari con la DeFi nel mondo concreto, tangibile, non ci fai ancora molto, ma qualcosa in realtà ci si può già fare, è altrettanto vero che sta gettando le basi da un punto di vista di protocollo, di automazione, di programmazione per rendere i servizi finanziari disintermediati, open source, decentralizzati e soprattutto programmabili e automatizzabili, cioè ci si può sviluppare sopra. Un sistema così aperto, ovviamente, come abbiamo sottolineato n volte, soprattutto nel nostro corso dedicato alla DeFi, espone a rischi enormi, cioè ci si può fare qualsiasi cosa, quindi è selezione naturale al massimo della sua potenza e del suo splendore. Quindi tanti protocolli, tanti progetti finiranno male, la maggioranza finiranno male, ma stiamo, ripeto, gettando le basi per quello che è il futuro della finanza digitale, della finanza decentralizzata. E quindi non facciamoci abbagliare dallo sconforto per qualche episodio sgradevole, che ci saranno sempre, questi episodi ci sono sempre stati e sempre ci saranno, ma non sono episodi singoli, cioè non minano l'ecosistema in sé, che ha un valore intrinseco e fondamentale, a mio parere, enorme. E quindi questa crescita io credo che continuerà. Poi, predizione numero 7, ci siamo quasi perché il totale sono 8, così, numero random, ci saranno delle nuove società, come ha fatto Coinbase, che si quoteranno in borsa, società chiaramente del settore cripto. Anche in questo caso mi vengono in mente quelle aziende più orientate alla compliance, al fare le cose bene, e ai servizi finanziari più istituzionali come BlockFi, no? Secondo me è la realtà ideale da menzionare in questi termini, ma ripeto, è una predizione nella predizione. L'idea è che andiamo incontro a un panorama sempre più normato, sempre più maturo, all'interno del quale molte aziende si porranno proprio come con la loro IPO, emetteranno azioni e permetteranno anche al pubblico di investirci. Questo a sua volta incrementerà l'interesse verso l'esposizione a questo settore. E io credo anche che i principali exchange inizieranno a ottenere in Europa le licenze, inizierà a parlarsi anche di un tema di licenze, no? Per poter operare, perché è giusto così, non si può lasciare tutto al caso, bisogna fare le cose per bene e permettere che chi fa queste imprese, questo tipo di impresa, lo possa fare per bene. E quindi ci sarà un avvicinamento, ecco, ancora di più del ruolo dell'exchange a quello della banca, comprensivo di licenze del caso da ottenere. E io penso che i Binance FTX di turno otterranno licenze di questo tipo per poter operare in piena compliance, perché sono i primi interessati a farlo.
L'ultima, ottava predizione per il 2022, per quest'anno, e qua magari mi trovate d'accordo, magari no, sentiamo anche la vostra. I metaversi perderanno hype. È una cosa che vi ripeto da tempo, secondo me, cos'era, un paio di mesi fa che avevo deciso di abbandonare le land alla fine, proprio perché era una mossa per andare un po' più off risk, no? Assieme ad altre che invece hanno sempre esposto a una parte di rischio, era parte della mia strategia, ve l'avevo spiegato, non sto a ripeterlo adesso perché è fuori tema, ma secondo me abbiamo vissuto un periodo di forte bolla per tutto ciò che riguardava metaversi, gaming, play to earn, asset digitali, eccetera eccetera. Vi sottolineo una cosa: sono convinto che il futuro va in questa direzione, ve l'ho sempre detto, se guardate il video di qualche mese fa dicevo le stesse cose, ma io credo che adesso sia un po' tutto sopravvalutato in questo ambito e pertanto si soffriranno i postumi dei 100 per che ci sono stati nel settore, con un ritracciamento marcato e duraturo nel quale il 95% delle coin senza senso, magari nate da Launchpad per cavalcare la FOMO nel settore appunto gaming, play to earn e simili e metaversi, scompariranno del tutto, andranno a fare il loro meno 99% per non riprendersi più, mentre quelle poi di valore reale, quindi parlo di delle piattaforme come possono essere The Sandbox, Decentraland, quelle veramente pionieristiche che hanno fatto cose e ne continueranno a fare, anche Star Atlas, insomma ce ne sono tante, non solo queste, ecco, non pensate che parlo soltanto di queste che ho menzionato, ma queste, ecco, si riprenderanno, un po' come quando ci fu la bolla delle dot-com, no? C'è stato uno scoppio della bolla, poi tutte quelle aziende come Amazon, Apple, Microsoft, quelle realmente di valore, si sono riprese con gli interessi, mentre quelle che hanno solo cavalcato l'hype sono scomparse con la scomparsa della bolla. Io mi immagino uno scenario molto simile per quanto concerne il settore dei metaversi. L'abbiamo visto forse giusto oggi un po' di assaggio con le azioni di Meta, di ex Facebook, che hanno dampato del 20% e passa, cioè cose folli se pensate che è lo stock market. E ecco, credo che si inizierà ad assaporare questa cosa, no? Che il metaverso è un po' troppo in hype e pertanto il mercato ne sconterà le conseguenze. Amici, queste sono le mie predizioni, così non prendetele troppo sul serio, sono pur parlé, ma io mi aspetto queste cose dall'anno 2022. E voi cosa ne pensate? Condividetele anche voi le vostre predizioni nei commenti, così ne discutiamo e ci confrontiamo insieme. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!